Rega, visto che questi video vi interessano un sacco, facciamo così. Famo così, rega. Arriviamo a... Facciamo 65 likes. No, facciamo 60, rega, facciamo 60. Ve lo meritate, facciamo 60. E tra 2 giorni, ovvero martedì, vi porto il filtro. Ho trovato, raga, un filtro che è assurdo per lo sniping, ma un assurdo, rega. Proviamo ad arrivarci e io ve lo porto, promesso. E bella a tutti ragazzi, sono Gilbe, raga, sono qui oggi, tornato di nuovo in un nuovo video sugli incontri principali. E voi direte, ma cos'è sto bigliettino? Perché non vedrete niente perché è tutto illuminato. Qua c'è la ricetta della Coca-Cola, però è segreta, quindi non ve la dirò. No, scherzavo, qua ci sono gli incontri principali che ho copiato spudoratamente da una pagina che di cui non mi ricordo il nome, però è una pagina americana, giusto perché non è che mi metto lì a guardare tutti gli incontri principali. Io guardo quella pagina lì e vabbè, a parte, cioè, intendo quelli principali, ovvio me li guardo io, però quelli marci che mette la EA da un po' di tempo, vado a vedere su quelle pagine lì che ci sarà sicuramente qualche nerd che si mette lì a cercarli tutti. Io ve li porto qua. Allora, raga, io premetto che questa settimana qua punterò principalmente su quelle partite che sono inutili, perché alla fine esco con quelle, quindi, e sono quelle che realmente portano più profitto. Però vi dirò anche quelli che sono i big match di questa settimana qua. Allora, partiamo dal presupposto che purtroppo la Serie A non giocherà e quindi mi ritroverò a dover risparmiare i soldi che avrei buttato in schedine, quindi vabbè, meglio per noi. Comunque, allora, raga, il primo match importante di questa settimana qua è Liverpool City. Liverpool che ha appena lasciato partire Coutinho, che è andato al Barcellona per 160 milioni. Allora, se posso consigliarvi, vi posso dire che secondo me avrà valutazione questa sfida qua, quindi vi consiglio di prendere giocatori soprattutto di valore alto, di valutazione alta, quindi mettete da 80 in su sicuramente, possibilmente anche rari, però vabbè, non è importante, e soprattutto inglesi. Quindi io, se posso considerarvi, vi consiglio di prendere giocatori che costano poco, tipo Kleine, che dovrebbe costare poco. Milner è un 80, un terzino sinistro, quindi potrebbe valere tanto, potrebbe alzarsi un po', e costa pochissimo, quindi vale la pena provare a investirci, perché non, sicuro non ci perdete. Se non esce questa sfida qua, non ci perdete. Del sito ovviamente vale la stessa cosa. Allora, prima vi dico tutti i big match, quelli reali, poi vi dico i big match che probabilmente usciranno, che sono quelli inutili, sui quali punterò io stesso. Allora, il secondo big match è Real Villarreal. Villarreal che non dovrebbe essere messo benissimo in classifica. Adesso non sono sicuro, ma penso non sia messo bene, però deve essere comunque un big match, uno dei match più belli di questa giornata della Liga, perché non ci sono big match. C'è solo un'altra partita che è Eibar Atletico Madrid, però è più una non un big match, ma rilevanza all'interno delle due tifoserie come match, non è, in realtà non è un big match. Però penso che una tra queste due qua potrebbe uscire. Allora, raga, la quarta, in realtà, perché Eibar Atletico è un'altra partita che vi consiglio. La quarta partita è Monaco-Nizza, che potrebbe veramente uscire, perché è uno dei big match della Ligue 1. Ovvero, non ci sono quelle squadre tipo il PSG, il Lione, il Marsiglia, però potrebbe essere una partita di alta classifica, quindi potrebbe effettivamente uscire. Io quello che posso consigliarvi è soprattutto di prendere giocatori francesi, perché secondo me potrebbe essere una sfida che richiederà magari, che ne so, tipo magari valutazione no, però almeno tipo 5-6 francesi, e quindi potrebbe effettivamente potrebbero alzarsi le valutazioni dei francesi. Quindi quello che posso dirvi è provate a prendere quelli lì. Altro big match, però questa volta della Premier League, è Tottenham-Everton. Che Tottenham-Everton potrebbe effettivamente essere un gran bel match, anche se l'Everton ha appena venduto Ross Barkley al Chelsea. Però il Tottenham che sta veramente facendo i devasti con Harry Kane, che poi, se ci pensate, Harry Kane vuol dire uragano,
Hurricane. Mamma mia, quante ne so, raga, quante ne so. Comunque, vai, fai ste. Te lasciamo questo. Altro big match della Bundesliga invece, però stavolta è Leverkusen Monaco. Bayern Monaco, ovviamente. Leverkusen Monaco, quello che posso dirvi è, secondo me invece questa avrà valutazione, quindi vi consiglio di prendere giocatori del Bayern Monaco o del Leverkusen, ovviamente, che hanno valutazione alta, soprattutto tedeschi, tipo un Kimmich, che secondo me non costa tanto, non so bene quanto costi, comunque è un 81, quindi valutazione abbastanza alta, tedesco, quindi e terzino destro, quindi potrebbe veramente alzarsi un tanto, penso che costi intorno ai 1000 crediti più o meno Kimmich, quindi potrebbe arrivare anche tipo 1500, 1600, 1700, 1800, quindi effettivamente raga, provateci. Ma adesso partiamo con i big, cioè con i veri big match, i veri big match per la EA, e ve ne porto tre che sono veramente carini. Allora raga, il primo che vi porto è il derby di Sheffield. Infatti, allora adesso non so se vedete, c'è Sheffield United contro Sheffield Wed, non so cosa sia, però vabbè, ci sta. Quello che posso consigliarvi io è di prendere i giocatori il prezzo più basso possibile. Vedete che comunque secondo me sono già alzati, perché secondo me è una partita che ci aspettano in tanti. Vediamo a quanto stanno. Allora, facciamo così. A 600 non se ne trovano, quindi i prezzi sono già alzati, perché probabilmente là i si aspetta già, quindi i prezzi sono già fissati, quindi è un po' un rischio, perché è un po' un rischio, però se vi mettete qua e li sniperate, potete provare a sniperarli, perché tanto non penso che tutti si mettano lì a cercare di metterli. Vabbè, questo qua l'ho sniperato in diretta, e poi vedremo. Io me lo lascio il link nei trasferimenti, perché potrebbe alzarsi. Allora, vediamo altra squadra. Oh, ce n'era un'altra, potevo prenderla. Comunque, vediamo altra squadra di Sheffield e vediamo un po' i prezzi di questa. Vedete qua, i prezzi sono già alzati un sacco. 800, vedete, sì, però potete mettervi lì e sniperarli, che tra l'altro potrebbe essere un buonissimo filtro per la compravendita, perché voi, tac, li sniperate a 200-300 e poi li rivendete a 700. Quindi tenete alla mente che potrebbe essere utile. Un altro big match potrebbe essere raga, fa un po' ridere questa, però potrebbe essere El Clasico dell'Arabia Saudita, che è Al Hilal contro Al Ittihad. Adesso sarà duro a trovarli, perché oh raga, si chiamano tutti nello stesso modo, belin. Sì, ok, sono questa qua contro questa qua. Vediamo i prezzi se sono già abbordabili. Ah, non vorrei che si fossero alzati. Mi sa che un po' si sono già alzati, raga. Però, ah, questo qua me lo rubo, scusate. Questo qua io nel dubbio me lo rubo. Poi non so, magari non uscirà. Però, raga, un pensierino. Io famo, raga. Io famo il pensierino. Qua no, invece i prezzi sono ancora bassi, quindi si può effettivamente puntare su questi qua. Magari provate a prendere all'asta, che ne so, 150-200, così evitate di perderci poi se non uscirà, perché queste qua sono molto difficili che escono. Però, conoscendo la EA, potrebbero uscire. Raga, l'ultimo match è MK Dons contro Wimbledon. La spiegazione purtroppo non me la ricordo, però penso sia perché mi pare un po' di anni fa l'MK Dons dovrebbe, cioè, dovrebbe aver acquistato la società di Wimbledon, e boh, c'è qualcosa del genere. Io purtroppo non me lo ricordo, perché non è che sono stato lì a leggere più di tanto, però è a tradurre più di tanto perché è scritto in inglese, quindi ho dato una rapida guardate, i prezzi comunque qua sono ancora bassi, quindi si può effettivamente puntare tranquillamente senza il minimo rischio. No, in realtà non sono bassissimi. Però anche qua, se vi mettete a sniperare, sono già un po' più alzati. Comunque, rega, io quello che dovevo dirvi, ve l'ho detto. E se vedemo, bravo, dello Wimbledon anche, ovviamente. Qua i prezzi sono un po' più bassi, quindi potete provare a prendere questi. Perché, raga, se escono queste, avranno. Let's go, guys! Potrebbero avere veramente dei prezzi veramente, veramente alti. Tipo 7-8 mila crediti. Quindi, raga, proviamo. E facciamogliela. Raga,
Visto che questi video vi interessano un sacco, facciamo così, regà. Arriviamo a... Facciamo 65 likes. No, facciamo 60, regà, facciamo 60. Ve lo meritate, facciamo 60. E tra 2 giorni, ovvero martedì, vi porto il filtro. Ho trovato, raga, un filtro che è assurdo per lo sniping, ma un assurdo, regà. Proviamo ad arrivarci e io ve lo porto, promesso. E nulla, raga, ci vediamo al prossimo video.